Signor Sindaco, in merito al progetto della cabinovia sono usciti fuori dei problemi come il vincolo ambientale al bosco di Bovedo che sembra provochi dei ritardi o dei problemi. Qual è la situazione? Naturalmente tutti stanno andando avanti, Monte Maggiore, Genova, Roma ha chiesto la cabinovia, Napoli ha chiesto la cabinovia, naturalmente a Trieste non si può e non si vuole, le solite cose. Naturalmente la prossima settimana mi incontrerò con William Starce e gli altri e cercheremo di confrontarci, perché ripeto, non è che noi facciamo una strage di alberi, ma dico, stiamo parlando di due tralicci. Stiamo parlando di due tralicci, ma di cosa mi parlano questi, no? Naturalmente vengono. Oggi c'è un articolo sul giornale, sul Piccolo, che dice il Carso non sono stati tagliati gli alberi e in funzione di questo l'incendio ha assunto grandi proporzioni perché non c'è stata la manutenzione degli alberi. Allora dico, ma come? Fino all'altro giorno quando si tagliava un albero veniva fuori una rivoluzione, capite che bisogna fare le cose, non parlare a vanvera. Comunque il progetto va avanti. Il progetto va avanti. Io, guardate, io credo che sarà una grande opportunità. Mandate un giorno alla mattina in via commerciale, guardate il traffico che viene giù da Piccina, guardate il traffico che viene giù da Strada dei Friuli, ma pensate quanto si potrà alleggerire quelle vie con questa cabinovia che da Opicina porterà la gente fino davanti quasi a Piazza Unità, davanti alle Generali per dirti. Ma pensa che opportunità, in 12 minuti arrivi giù e sei in città e viceversa naturalmente. La ringrazio.